Buonasera e ben ritrovati con Padania Misteriosa, al microfono Alfredo Lissoni e qui con me, graditi ospiti, la filosofa Stefania Genovese, che conoscete già anche perché ci aiuta sempre a Pagine Chiare, ma questa sera anche in un'altra veste di esperta di tematiche misteriose, di ufologia. Ciao Stefania. Ciao a tutti. E voglio anche ricordare che tu hai realizzato la prima tesi italiana sul fenomeno UFO alla Statale di Milano, una tesi di laurea in filosofia con un professore molto noto, professor Giulio Giorello, epistemologo, anche questo un nome molto noto perché è intervenuto tante volte a Radio Padania, e hai pubblicato anche diversi libri. La tua tesi è diventata il libro UFO, complessità e anomalie di un mito, delle edizioni Segno. Diciamo che tu hai proprio rotto un tabù, perché è stata la prima volta che l'ufologia è entrata in una università. Sì, infatti, mi spiace solamente che non sono state fatte poi tante altre tesi, ne è stata fatta subito dopo la mia una a Torino, molto interessante, anche quella di approccio psicosociologico, più sociologico diciamo, poi ne è stata fatta un'altra, però non si è sentito più nessun diciamo studente che abbia voluto intraprendere questo diciamo cursus duro, perché comunque non è stato facile introdurre questo argomento. Non è stato facile sia un po' per l'ostruzionismo di certi accademici che temono che certe tematiche siano un po' troppo profane per l'università e un po' troppo anche assurde, e anche perché purtroppo diciamo forse non so, non sono più tanto i tempi di portare l'ufologia in università. E te credo, con quella che è diventata l'ufologia soprattutto televisiva, mi sa che solo sentirne parlare. E temo che proprio il problema sia stato anche causato proprio da questa ufologia mass mediatica troppo sensazionalistica, troppo votata all'audience, esasperata nelle sue espressioni. Io non la comprendo, anzi non posso dire che la disprezzo perché è un termine esagerato, troppo enfatico, però certo non aiuta diciamo a condurre una ricerca seria e scientifica su questo argomento. E beh, indubbiamente il degrado della televisione italiana ha coinvolto anche l'ufologia, quindi. Purtroppo sì. E saluto Marco Guarisco, pilota nonché referente comasco del Centro Ufologico Nazionale. Ciao Marco. Ciao Alfredo, ciao, buona serata a tutti. E allora partiamo subito con una cosa molto particolare, perché un po' di tempo fa, ed è andata in onda l'intervista a Tercer Milenio, che è una trasmissione che va in onda in Messico, molto gettonata, presentata dall'ufologo Jaime Maussan, una intervista della giornalista americana Paula Harris a un signore che si chiama Paul Elie, che è l'ex ministro alla difesa canadese. Ecco, sentiamo che cosa ha detto di particolare questo signore, perché mi immagino, che ne so, la russa che parla di UFO, no? Questo è un signore molto paludato, molto tranquillo. Sentiamo che cosa ha detto, poi facciamo la traduzione, sentiamola assieme. Extraterrestri. Some of the people involved in what they call the black operations, the reverse engineering of the technology that came from the crashes and other contact with the extraterrestrials is so interesting and so secret that certain elements of the United States government wanted to keep it secret even from their political leaders, and they've been working underground for years and years and years, and in my opinion it would be a very great deal. Contrario all'opinione. Benissimo, allora in buona sostanza questo signore ha detto che di aver conosciuto alcune persone coinvolte nei Black Projects, quindi nei progetti segreti dell'intelligence americana, e queste persone hanno parlato di retroingegneria, vale a dire è stato trovato qualche cosa di alieno ed è stato studiato per cercare di ricostruirlo, questa è la retroingegneria. Hanno parlato di retroingegneria e di contatti, questa retroingegneria che proviene dal recupero di UFO e da contatti alieni, e questa cosa è talmente segreta che certi elementi del governo americano tengono tuttora nascosto questo fatto, come pure lo nascondono i leader politici, e ci stanno lavorando in segreto da anni. Ecco Marco, l'avesse detto l'ex ministro La Russa, da cosa del genere diventava una barzelletta, me lo immagino col suo accento a dire una cosa del genere. Invece un ex ministro alla difesa canadese che ammette che comunque ci sarebbero prove, non lo so, magari prove è un termine troppo forte, comunque delle indicazioni per cui gli americani hanno qualcosa, lo stanno studiando, e soprattutto i governanti lo sanno ma non ne parlano, beh, è curioso, cioè curioso, insomma, fa riflettere. Fa riflettere parecchio, anche perché appunto
questi tranquillamente parlano tranquillamente di una cosa che è normalissima. Qua ancora purtroppo noi come al solito arriviamo sempre dietro a tutti gli altri, quindi ancora noi siamo qui a discutere se è vero o non è vero, se chi ci crede e chi non ci crede, cose che invece ci sono ben il resto del mondo è già ben più avanti di noi su queste tematiche, quindi se ne parla tranquillamente senza problemi. Siamo comunque in un momento in cui purtroppo poi anche con l'avvento di internet c'è talmente tanta confusione, talmente tanta fuffa in giro che è diventato molto molto complicato riuscire a distinguere una cosa da un'altra. Fortunatamente abbiamo anche i mezzi per riuscire in queste cose, quindi però diciamo che quello che non giova sicuramente all'ufologia, quella seria fatta come si deve, sono appunto c'è chi probabilmente non ha niente da fare, si mette a confezionare i falsi più disparati, complicando e gettando fango su tutto il lavoro che gli ufologi seri fanno, perché non è una passeggiata studiare questo fenomeno, ci certo. Richiede impegno e competenza, quindi questo sicuramente non giova all'ufologia. Ecco Stefania, però dichiarazioni come queste, perché mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu, che so che hai un approccio più scettico, perché magari questo signore sì, ha sentito tante cose, in America c'è una ufologia che poi purtroppo di riflesso è arrivata fin qua, me ne prendo io la responsabilità, molto cialtronesca, con affermazioni sparate mirabolanti che secondo me poi hanno avuto come unico risultato quello di far scappare gli scienziati. Sì, infatti la cosa singolare comunque è che molte interviste, come dicevi te, anche abbastanza enfatiche, soprattutto che prendono avvincenti, che danno adito a grandi rivelazioni, arrivano soprattutto da questi paesi latini. Da una parte può essere una cosa negativa, da una parte positiva. Positiva perché comunque bisogna dire che i paesi latini, parlo dell'America del Sud appunto, hanno un approccio probabilmente anche al fenomeno UFO molto più scevro da sovrastrutture ideologiche, scientifiche, sono molto più liberi forse nell'approcciare anche determinati fenomeni paranormali o fenomeni che non rientrano, per non usare il paranormale, non associare l'ufologia, che rientrano poi in canoni non troppo ortodossi. E negativi perché purtroppo io penso che, questa è la mia opinione personale, probabilmente c'è anche qualcosa di vero, qualche verità è nascosta, qualcosa c'è che si può, che dovrebbe essere indagata, che anche trapela da questi discorsi. Purtroppo però quello che comunque viene poi traslato, portato e, come diceva giustamente Marco, lo sottolineo, postato su internet, sono quella parte di verità più esagerata, più veramente buffonesca che si possa mai credere, mai vedere, mai leggere. Bisogna essere molto attenti anche e saper sondare e scegliere cosa veramente passa su internet, perché adesso passa veramente, Marco ha usato un termine molto simpatico, dialettale, molta fuffa, cioè passa veramente tanti imbrogli, tante truffe che vanno a discapito, come ha detto lui, dell'ufologia seria. Certo, allora se volete intervenire telefonicamente 0266203529, per gli sms al 3466427756. E allora adesso rompiamo le scatole a Marco, perché ecco Marco, per esempio questa cosa andata in onda sulla TV messicana Televisa, che viene vista via satellite in tutto il mondo e ha grandissimi ascolti proprio perché è in spagnolo, quindi tutto il mondo tutta quella parte di mondo che parla spagnolo, quindi tutto il Sud America per esempio, ascolta e segue queste cose. Ecco, allora Polelier dice che ha saputo di questa retroingegneria aliena, quindi gli americani hanno recuperato queste cose, le hanno studiate, le hanno messe a frutto. Però poi guardando all'atto pratico, cioè si dice tanto che per esempio lo stealth è stato realizzato nell'area 51, e questo è vero, cercando di copiare il disco volante, però poi quando l'hanno fatto volare durante la guerra in Bosnia è bastato un colpo di bazooka e gliel'hanno tirato giù come dei fessi. Intanto sentiamo una prima telefonata, pronto? Sì, sono senatore. Sì, ciao, dici. Ciao, volevo dire che comunque su questa questione degli UFO, durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni ufficiali militari, diciamo che gli ufficiali americani avevano studiato delle mappe, dei disegni, dei progetti tedeschi, che dicevano che loro stavano facendo ricerche in questo senso, non so se sì. Vi risulta qualcosa. Come no? E poi in Austria, non so dov'è. Poi, secondo me, per poter studiare bene queste cose bisogna almeno avere una cultura scientifica. Uh-huh. Io penso fisica, un po' come io ho fatto la scuola militare qui, a scuola applicazione,
secondo me un buon ufficiale, ad esempio, non può non essere un buon geometra, ecco. È lo stesso, uno che studia queste cose deve essere un buon fisico, secondo me. Eh beh, certo. Grazie, ti ringrazio molto. Ecco, allora, Marco, prima di rispondere al nostro radioascoltatore, cioè, ok, gli americani, se hanno recuperato delle cose, senz'altro le hanno studiate, però mi viene da pensare che più di tanto non siano riusciti a capirci, quantomeno. Sì, purtroppo sì, siamo... No, meno male, forse. anzi, sì, diciamo purtroppo da una parte e fortunatamente dall'altra, perché... sappiamo benissimo, anzi, tanto per fare un esempio che non c'entra niente, ma tanto per dire che non è così una sfortuna che non siano riusciti ad arrivare ad applicare o a replicare alla perfezione, o quantomeno anche ad avvicinarsi a questa tecnologia. Ultimamente, sempre guarda caso negli Stati Uniti, è stato prodotto un virus che sarebbe in grado di sterminare quasi la totalità della razza umana. Lo chiamano virus fine del mondo. Ma tanto bella per idea, dire che non idea. Hanno niente da fare, perché non si sa mai questo a chi può capitare in mano. Sì, ma onestamente. Però per dire, fortunatamente non sono arrivati a riuscire a replicare questa tecnologia. Siamo ancora ben, ben lontani da. Però se ne sentono tante sulle armi segrete degli americani, anche Saddam Hussein all'epoca si inventava che aveva pietra, un'arma misteriosa che avrebbe sconfitto gli americani, poi si vede che era veramente una pietra, visto alla fine che ha fatto. Secondo te quanto c'è di propaganda psicologica, poi lo chiediamo anche a Stefania, e quanto c'è di reale? Perché sai, sì, questi dicono noi abbiamo, poi magari non si è capito. Chiaramente, cioè, non bisogna prendere perché purtroppo abbiamo un po' questo difetto nel prendere come oro colato quello che gli americani dicono, come se fossero gli dèi scesi in terra. In realtà non è assolutamente così. Che di balle ne ha raccontate tante. Ne hanno raccontate e ne raccontano tuttora, quindi sì, sono molto portato a pensare, a credere che una buona fetta di propaganda psicologica, perché alla fine è un'arma molto, molto efficace anche quella, quindi. Senti, creare e poi anche panico. C'è questo discorso che faceva il nostro radioascoltatore: noi sappiamo ci sono delle dichiarazioni riferite a scienziati, sia nazisti, tedeschi, sia italiani, che fra gli anni 30 e gli anni 40 hanno comunque studiato queste cose che chiamavano V7, arma di rappresaglia 7, le hanno testate a Praga. C'era di mezzo la Siemens, c'erano di mezzo diverse ditte tedesche, conosciamo anche i nomi di questi progettisti, il pilota Habermoll, l'ingegnere Schriever, Richard o Rainer Mitte, a seconda di, perché i documenti non sono chiarissimi, quindi tanti nomi non si conoscono. Uno è certo, Giuseppe Belluzzo, che era un professore del Politecnico di Milano, che aveva ideato, solo sulla carta però, un disco volante che utilizzava delle turbine a vapore. Ok, ci hanno provato, però insomma, era un elicottero elica intubata, insomma qualcosa che va a vapore, non è che si possa mettere tanto a confronto con gli avvistamenti UFO. No, beh, infatti erano due cose ben diverse, erano ai tempi, erano ancora molto ben lontani da riuscire neanche a capirci qualcosa su questo fenomeno, anche perché però si vedevano già all'epoca gli si UFO. Vedevano assolutamente già all'epoca. Poi sappiamo che solo nell'archivio inglese ci sono rapporti che addirittura arrivano dalla prima guerra mondiale, chiaramente ai tempi della prima guerra mondiale ancora meno che nella seconda, non si sapeva neanche si ipotizzava l'esistenza di una tecnologia che non fosse terrestre, quindi ovviamente non erano riportate in termini ufologici. Dalla seconda guerra mondiale in poi c'è stata appunto questa esplosione negli avvistamenti, che poi erano, non dico giornalieri, ma quasi. Ma la cosa interessante è che era i rispettivi schieramenti, quindi sia i tedeschi e sia gli americani, ognuno pensava fossero armi dell'avversario, perché ovviamente nessuno all'epoca, né tantomeno adesso, era in possesso di una simile tecnologia, e non solo americani e tedeschi, anche i giapponesi comunque. Ecco, ma fammi capire una cosa: durante la seconda guerra mondiale gli americani dicevano no, sono armi segrete dei nazisti, i nazisti dicevano no, sono armi segrete degli americani, durante la guerra fredda, quando si vedevano gli UFO, i russi dicevano no, sono armi segrete degli americani, cioè alla fine è sempre l'arma segreta di qualcun altro. Sì, ma ancora oggi si usa un po' questo termine, un po' così per convenzione, ma più che altro perché probabilmente non si sa a cosa attaccarsi, cioè non voler accettare, non accettando l'idea che
possa che sia tecnologia non nostra, allora ci si attacca a questa cosa, così non bisogna andare troppe spiegazioni, la si chiude così in poche parole. Certo. Però peccato che chi continua ancora oggi a sostenere che siano progetti degli chissà perché poi sempre degli americani, neanche fossero, c'è un nuovo mito questo, esatto. Però mi viene da pensare, peccato che queste cose si vedevano già nella seconda guerra mondiale, quando praticamente l'aeroplano era appena certo, nato, chiaro. E che mi chiedo il motivo, se un paese è dotato di una simile tecnologia, appunto, perché sprecare ancora tempo a usare aerea elica e certo, via dicendo. Quindi va bene, sentiamo intanto un radioascoltatore. Pronto? Pronto, ciao Andrea e i tuoi ospiti, sono Marco da Torino. Ciao Marco. Ciao, dici. Scusa, io esulo leggermente dal tema, visto che voi parlavate di propaganda ed eventualmente di inesattezze, chiamiamolo che un eufemismo, che sì, le grandi potenze ci hanno propinato. Io anni fa mi sono beccato del comunista o del visionario eccetera, quando già da anni io che sostengo, ma non solo io, volevo poi sentire il vostro parere, senza però non vorrei assolutamente gettare un sasso nello stagno e creare problemi a voi eccetera, sul fatto che della prima atterraggio allunaggio diciamo degli americani nel 69. Io personalmente ero ragazzino, ero piccolo, però quando ho avuto un attimino la percezione delle cose degli effetti visivi, ho avuto la sensazione che si trattasse di una bufala, anche perché l'anno dopo il grande inimitato regista Stanley Kubrick con Odissea dello spazio ha fatto una cosa addirittura ancora più reale, secondo me. Adesso ripeto, certo, fare del qualunquismo oppure della propaganda si fa presto, però considerate che in quel periodo c'era la guerra fredda, consideriamo tanti fattori, c'era questa contrapposizione con l'URSS, e non mi stupisco che gli americani dovevano assolutamente dimostrare di essere loro i primi. Voi cosa ne pensate? Ciao. Ciao, ti ringrazio molto. E noi siamo, ti rispondo subito, ma prima voglio sentire Pier Giorgio Caria, che è un ricercatore, tra l'altro molto attivo, che ha girato mezzo mondo parlando con le persone più importanti e maggiormente impegnate nella ricerca ufologica. Ciao Pier. Salve, saluto te, Alfredo e tutti i radioascoltatori. Senti, tu hai girato tanto, hai conosciuto tantissimi personaggi, hai seguito Giorgio Bongiovanni nei suoi appunto nelle sue missioni in Russia, quando ancora tuttore. E lo segui tuttora, infatti. Ecco, durante tutti questi viaggi ne avete incontrate tante di persone, astronauti, militari, eccetera. Sì. Che idea Che idea ti sei fatto? Ma guarda, l'idea, Alfredo, più che un'idea, è quello che mi hanno relazionato questi personaggi, quindi come hai detto tu, certo, giustamente, militari, politici, addirittura personaggi sia ex sovietici, quindi russi e anche americani, che mi hanno testimoniato quanto sapevano e quanto avevano vissuto anche personalmente. L'idea che mi sono fatto, cioè quello che ho saputo da loro, è che c'è una sottile linea di confine, invisibile alla maggior parte delle persone, dove noi, massa, al di qua non sappiamo niente e brancoliamo in mezzo a un mare di dubbi, dove si dice di tutto e il contrario di tutto. Invece al di là c'è una semplice gestione dell'informazione, cioè questa realtà è assolutamente reale, semplicemente non la si vuole annunciare al mondo per vari motivi che poi sarebbe lungo spiegare. Se posso vorrei citare due situazioni abbastanza importanti che abbiamo vissuto soprattutto in Russia, dove una siamo stati invitati dal comandante di una base atomica militare a circa 2 ore di strada da Mosca per fare una conferenza ai militari, perché all'epoca, sto parlando del 94, avevamo partecipato a una serie televisiva che era una delle prime sul mistero a taglio occidentale della TV ex sovietica, era appena caduto il comunismo. Ebbene, questo comandante, vedendo questo programma, vide i filmati che noi portammo per essere mandati in onda dal giornalista, che ricordo ancora il nome, si chiamava Mikhail Myarchinkov, e praticamente vedendo che gli oggetti che noi mostravamo attraverso questi filmati erano praticamente identici a molti velivoli sconosciuti che sorvolavano i silos di lancio della sua base, ci fece contattare da un capitano e invitandoci appunto a fare una conferenza ai militari e alle loro famiglie, perché quando il comandante cercò di abbattere questi velivoli con la contraerea non vi riusciva, cioè le armi erano assolutamente inefficaci contro questi misteriosi velivoli, e chiedendo allo Stato Maggiore gli disse che assolutamente di non attaccarli
che non c'era pericolo, però alla richiesta di maggiori informazioni gli dissero che era top secret e quindi non potevano rivelargli maggiormente dettagli su questi velivoli. E quindi lui invitò noi chiedendo a noi occidentali che cosa fossero, cioè chiedendoci un parole e che per cortesia lo dessimo anche ai militari e alle loro famiglie. Quindi ci vennero a prendere in albergo con un camion militare, ci portarono questa base che era appunto a due ore circa di strada da Mosca e facemmo questa conferenza ai militari della base. Tra l'altro la base era gigantesca, era una vera e propria cittadina con gli edifici delle abitazioni dei militari e così via. Non ci permisero assolutamente di camminare per le vie delle strutture, eravamo sempre scortati e ci lasciarono al teatro dove facemmo la conferenza. Tra l'altro ci portammo dall'Italia, siccome avevamo altre conferenze con Giorgio, un videoproiettore, quindi potemmo utilizzare già all'epoca un apparecchio abbastanza moderno. E poi l'unico tragitto che facemmo dentro la base era a casa del capitano che ci aveva contattato, che ci invitò a cena. Un'altra cosa importante che abbiamo vissuto, dopo un certo tempo scoprimmo che eravamo seguiti dai servizi segreti, che alla fine ci affiancarono direttamente un loro agente, era un colonnello, si chiamava Zurkin, e praticamente in un incontro, così una chiacchierata alla buona con lui e altri due militari, a un certo punto, incalzato dalle domande di Giorgio sul perché non rivelassero questa realtà, il colonnello disse fuori dai denti, dice: beh, è una mia opinione, però non riveliamo, cioè non viene rivelata la verità sulla presenza della visita, sulla realtà della visita extraterrestre, perché questo cambierebbe il sistema, lo farebbe cadere. Quindi sembra già una buona risposta. Infatti, senti, ma tu prima parlavi del fatto che i russi avessero cercato di abbatterli, quindi insomma la reazione umana di fronte a queste cose che si sono viste nel cielo è stata come al solito brutale, violenta. Sì, guarda, quello che io so, Alfredo, è che praticamente pare, però purtroppo non siamo riusciti ad avere documenti in merito, che ci siano state delle vere e proprie ritorsioni da parte di questi esseri per le numerose aggressioni adottate dai militari sovietici contro questi oggetti, che alla fine, dopo aver subito, diciamo così, dei danni notevoli, abbiano capito che era meglio lasciarli tranquilli. Questo è quanto più o meno abbiamo capito da certe cose che ci hanno detto, però era molto pericoloso toccare questi temi. Chiaro. Secondo te è stato peggio con gli americani o con i russi per quanto riguarda la divulgazione? Perché insomma non so se poi i militari americani siano tuttora così ben disposti a invitare per esempio degli ufologi e farsi raccontare. No, poi dopo alcuni anni questa linea di apertura si è assolutamente chiusa, poi venimmo a sapere che di fatto erano entrati gli americani, non lo posso provare, questo è quanto abbiamo saputo da alcune persone che erano nell'ambito, sono entrati, hanno dato un mare di soldi a tutti, hanno detto da oggi in poi state zitti, non dite più niente, però per alcuni anni si è aperta una finestra veramente straordinaria dove abbiamo potuto avere dei contatti ad altissimo livello con delle risposte che erano veramente scioccanti. Ad esempio in un incontro che Giorgio ebbe, io non ero presente in quel viaggio, però c'era una delegazione nostra italiana dove c'era Giorgio e altre persone, tra le quali anche un professore di chimica. Sì. E ci fu questo incontro all'Accademia Bandiera Rossa nella città di Tver, circa due ore di strada da Mosca, e praticamente in questa accademia comandata dal generale a tre stelle Reshetnikov avevano una commissione di investigazione sugli UFO, e durante questa discussione, che è registrata in video quindi facilmente verificabile, alla domanda di Giorgio, che chiedeva al comandante secondo lui qual era l'interesse maggiore di queste civiltà nel visitarci, il comandante lo ascoltava e gli chiese a sua volta, dice: ma tu che pensi? E Giorgio dice: beh, secondo me la loro attenzione è maggiormente rivolta al pericolo dell'arma nucleare. E il generale ci pensò un attimo, poi disse: sì, dice, questo è vero, loro sono molto interessati e vigilano molto sul discorso dell'arma nucleare, ma in realtà, dice, secondo me l'interesse maggiore che loro hanno è alla condizione spirituale degli stati. Questa risposta per noi fu assolutamente scioccante, anche perché detta da un generale a tre stelle, comandante di un'accademia, che di fatto era una persona che aveva fatto carriera in ambito ateo comunista, quindi figuriamoci sentirsi dare una risposta di questo tipo.
Senti, siamo sotto Natale, non voglio scatenare un polverone, ma secondo te c'è un legame, tanto possiamo permettercelo, dopo avremo anche biglino, c'è un legame tra ufologia e religione o piuttosto spiritualità, che è una cosa anche ben diversa dalla religione? Ecco, se parliamo di religioni in termini istituzionali, no, assolutamente certo, no. Se parliamo di insegnamento spirituale, quindi togliendo via, diciamo, l'aspetto così devozionista o che a volte scade anche nell'idolatria quasi, ecco, parliamo di insegnamento evangelico, assolutamente sì, anche perché nell'ambito di quelle che sono state le manifestazioni più recenti, ma già ne troviamo anche una traccia in certi quadri e in certi documenti storici e non di epoca moderna. Comunque, se vogliamo vedere i segni datici direttamente da questi esseri, posso citare l'enorme croce cristiana che è comparsa nel 2008 su un campo inglese, una gigantesca croce, un cerchio nel grano cosiddetto, un pittogramma di oltre 250 metri d'altezza, e la grande croce di sfere di luce che comparve sopra i cieli di San Petersburg in Florida circa 15 giorni prima dell'uragano Katrina che ha distrutto poi New Orleans in Pennsylvania. Quindi oggi sono questi esseri stessi che si presentano, non sono più solo certi contattisti che danno questo tipo di messaggi, ma si presentano direttamente loro con questa simbologia. Ma ovviamente io assolutamente escludo che si riferiscono all'istituzione, si riferiscono a quell'insegnamento che ci ha lasciato Cristo, che comunque è l'insegnamento d'amore, dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Se posso esprimere una mia opinione al cielo, dopo 22 anni di ricerche, di incontri a tutti i livelli che comunque continuo a fare, quest'anno sono stato in Brasile, in Ecuador, negli Stati Uniti d'America, ho partecipato a una conferenza organizzata dal leader musulmano, una cosa estremamente scioccante, c'erano 7.000 persone in sala, più un paio di milioni mi hanno detto collegate in streaming. Ecco, l'idea che mi sono fatto è che la presenza di questi esseri in qualche modo ci vuole aiutare, cioè ci vuole dare, d'altronde il momento che stiamo vivendo è estremamente critico, quindi questa presenza che storicamente è molto vecchia oggi si è avvicinata di più in qualche modo per sospingerci, secondo me, verso una via migliore, perché io l'insegnamento spirituale dei grandi maestri che sono venuti, Krishna, Maometto, Buddha, Confucio e per ultimo il maestro dei maestri che è Cristo, io li vedo come dei civilizzatori cosmici, cioè io non vedo questi personaggi che siano venuti per creare una religione che fosse dedita all'adorazione del personaggio, ma semplicemente dovevano portare le basi della creazione di una civiltà stabile, perché comunque se facciamo un'analisi storica tutte le nostre civiltà prima o poi cadono, quindi c'è un qualcosa che ancora noi non abbiamo compreso che ci porta ad un'autodistruzione e poi a dei periodi più o meno lunghi di buio. Quindi questi esseri ci vogliono portare delle norme di vita per strutturare una società sana. Invece poi è un po' come se oggi noi andassimo a scuola e invece di studiare ci facessimo i quadri o le statue del professore, però il libro non l'apriamo mai, ecco un po', certo. Vedo la cosa in questi termini. Senti Piergiorgio, siccome sono bastardo dentro, allora ti faccio una domanda, ma mi devi rispondere soltanto con un sì o con un no, perché poi ci ritorneremo nei prossimi giorni se sarai disponibile per toccare. No, ma ben volentieri. L'argomento è enorme, però rispondi solo con un sì o con un no e lasciamo la curiosità. Secondo te il terzo segreto di Fatima c'entra con gli UFO? Assolutamente sì. Benissimo, va bene, ci ritorneremo su questo argomento perché stiamo ingolosendo i nostri radioascoltatori. Ti ringrazio molto Piergiorgio, buona serata. Grazie a te Alfredo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Stefania, vorrei un po' un tuo commento, magari anche una risposta al radioascoltatore che chiedeva del finto allunaggio. Sì, dunque, allora prima di tutto vorrei dire riguardo il primo radioascoltatore che ha ragione, che bisogna avere comunque anche una base fisica per approcciare il fenomeno UFO. Ma devo anche sottolineare che la maggior parte degli studiosi, anche stranieri, che hanno approcciato il fenomeno UFO, hanno sottolineato quanto fosse importante e necessaria la multidisciplinarità, perché nello studio degli UFO ci sono diversi aspetti, diversi campi, c'è l'aspetto sociologico che inerisce, diciamo, alla società, al luogo dove accade questo avvistamento, c'è l'aspetto psicologico che prende in esame anche la persona e appunto psicologicamente le sue motivazioni anche per cui crede di vedere un UFO e soprattutto anche tutto quello che viene anche messo in campo
quello è stato studiato anche dall'antropologo Bertrand Meister, la teatralità, il simbolismo del chiaroscuro, il simbolismo dello spazio, la pirotecnia luminosa, che poi sono degli effetti, delle cose che poi rimandano anche determinati miti e determinate leggende. Ecco, quindi, e poi naturalmente l'aspetto fisico, importantissimo la disciplina della fisica, la disciplina dell'astrofisica, importantissimo anche saper conoscere il cielo, avere una buona cognizione, conoscenza, anche Marco lo sa benissimo, di tutte le cose che riguardano anche gli aerei, di tutte le rotte, certo. Le mappe, quelle cose lì. Poi per quanto riguarda anche quello che diceva il precedente radioascoltatore, che diceva sì, l'allunaggio c'è stato, non c'è stato, ma qui c'è anche una mitologia, uso di nuovo questo termine, forse è un po' pluriabusato, però c'è veramente ancora una mitologia sul fatto se è venuto o meno, se è venuto o meno l'allunaggio. Certo che se dobbiamo guardare i risultati ottenuti finora dalla NASA e dagli enti di ricerca spaziali, possiamo dire ma che delusione, siamo andati sulla Luna, ma poi più di lì non si è stato fatto, cioè sto parlando dell'uomo che sbarca su un altro pianeta, anche del nostro sistema solare. Però insomma bisogna anche sempre prendere le cose tutte con grano salis. Certo, bisogna dire che questo è stato fatto e approcciato da diversi studiosi, anche come Roland Barthes ad esempio, famosissimo semiologo. C'è sempre comunque in tutti i discorsi di ricerca un approccio un po' propagandistico, ci sono degli stereotipi. Io voglio ricordare cosa è successo anche quando si sono scoperti i famosi canali di Marte, scoperti da Schiaparelli. Poi c'è stata più di lì, c'è stato tutto un discorso riguardo a Marte abitato, si è ricamato moltissimo su questo discorso. Questo voglio dire che comunque si pensava appunto che gli abitanti degli altri mondi prima di tutto fossero marziani, fino a poco tempo fa c'era termine di dire extraterrestre uguale marziano, e pensare che poi adesso arrivo al dunque, in realtà la faccenda, il pianeta Marte e i marziani adombravano in realtà la paura del blocco sovietico, dei russi, esatto, dei comunisti. Quindi vedi che c'è sempre comunque una patina dietro, un po' di mitologia, di propaganda, di volere ad ogni costo, voler far passare le cose secondo dei canoni particolari, insomma. E allora, parlando di propaganda, questa sera sono maledettamente cattivo, perché noi siamo collegati telefonicamente con Mauro Biglino. Ciao Mauro. Ciao Alfredo, ciao Marco, buonasera Sabrina, buonasera a tutti. Stefania, sì. Ascolta, Stefania, chiedo scusa, sì, è vero. Tu conosci l'ebraico, sei il traduttore della Bibbia, hai pubblicato due libri bellissimi, l'ultimo dei quali Il Dio alieno della Bibbia, della Infinito Edizioni, che immagino non sia tanto piaciuto alla Santa Sede. E allora qui vorrei, perché ho detto il termine propaganda, perché noi chiaramente siamo abituati a pensare la religione in un certo modo, ci viene spiegata in un certo modo, ma tu che sei in grado di tradurre la Bibbia hai scoperto una serie di cose che non tornavano. Diccene una. Quando un anno e mezzo fa ho cominciato a raccontarla nei libri, ovviamente insomma si è scatenato qualche reazione, diciamo così. Comunque, beh, le cose, innanzitutto, prima sentivo appunto parlare degli ospiti della origine, no, delle religioni, della possibile origine delle religioni. Beh, io direi che prima o poi, secondo me ovviamente, che come ben sai non sono un possessore di verità, quindi esprimo soltanto mie opinioni, ma prima o poi secondo me nei libri di storia dovranno cominciare a scrivere che le religioni e l'origine delle civiltà si è formata qui sulla Terra a seguito di arrivo di individui che provenivano da altri pianeti. Peraltro devo dire, c'è una cosa curiosissima che non molti sanno. Siamo a Natale, ricordatelo. No, ma infatti sono tranquillissimo, parlo molto tranquillo. Ma peraltro io anche nelle conferenze dico sempre che se anche si scoprisse che ciò che io scrivo nei miei libri sulla Bibbia è vero, il rapporto del fedele con Dio non cambierebbe, per lui Dio continuerebbe ad esistere e l'intervento di questi individui sulla terra sarebbe pienamente inseribile all'interno del suo disegno divino, del suo disegno di provvidenza nei confronti dell'uomo. Quindi io nel merito di questo non entro mai, nel merito della fede non entro mai. Io mi limito a raccontare ciò che mi pare di leggere nei codici ebraici antichi. Tutto qui. E quindi dico, se appunto prima o poi dovranno riscrivere questa storia, perché in genere si dice ma queste sono le idee di Sitchin che ha diffuso, ma pochi sanno che prima di Sitchin, decenni prima di Sitchin, di queste cose qui scrivevano i gesuiti, sì. Scrivevano padre Franz Kluger,
scriveva nel 1913, scriveva padre Joseph Hemming, che è morto nel 1894, scriveva il redentorista Johann Schaumbauer, Johann Strassmayer, scriveva l'altro padre cattolico Schaumbauer. Quindi in realtà sì, ce n'è venuto dopo, per dire la Chiesa è arrivata prima di Hitchin. Poi è chiaro che poi certe cose ovviamente non circolano, ma le opere in tedesco di questi gesuiti ci sono. Senti, ma in buona sostanza, cioè nella Bibbia ci sono delle prove, delle testimonianze della discesa degli extraterrestri, detto così proprio brutalmente. Sì, è proprio il racconto del rapporto con questi qui. Ecco, e la Chiesa non lo dice per non perdere potere, possiamo dirlo questa cosa? È l'otto per mille lici, non lo so. Diciamo anche così. Ecco. Ma io però penso che ormai sappiano molto bene, e adesso io ho citato appunto questi gesuiti che risalgono addirittura all'Ottocento, sappiano molto bene che un certo tipo di conoscenza non può più essere tenuto nascosto a lungo. Cioè nel momento in cui il direttore della Specola Vaticana, padre Jorge Fugnez, dice chiaramente dobbiamo prepararci all'incontro con i nostri fratelli che provengono da altri mondi, beh insomma sta chiaramente preparando la via ad una informazione che prima o poi dovrà necessariamente diventare pubblica. Benissimo, ci ritorneremo su questo discorso perché è affascinante, se non ti bruceranno prima sul rogo, ma insomma non si usa più. Guarda, io dopodomani sono a Roma a fare una conferenza last minute, nel senso che pensavo di aver finito con quella di Novara sabato, che era la 36esima dell'anno, ma questa qui è proprio last minute, come ho detto, proprio a Roma, la vado a fare in una via che si chiama via Giordano Bruno. Ascolta, allora dici dov'è, così i nostri radioascoltatori hanno già preparato la pira. Giusto, infatti senti, dici dov'è, è un liceo classico e quindi non l'ho neanche pubblicizzata da nessuna parte, perché è riservata agli studenti. Ho capito. Senti, mi hanno chiamato da questo liceo classico. C'è Stefania che vuol farti una domanda. Sì, prego Stefania. Buonasera, dunque io sono molto affascinata dai suoi studi, devo dire veramente molto affascinata. No, mi chiedo se lei è mai venuto in contatto con altri studiosi, magari esegeti come lei, anche di religioni diverse, magari non propriamente, magari anche protestanti, si è trovato magari con loro, ha provato a parlare, ha trovato delle affinità che... Io ho trovato molte affinità nel mondo ebraico. Ecco, ho capito. Nel senso che ho trovato affinità sia dirette che indirette. Dirette intendo dire perché ci sono appunto molte che mi scrivono direttamente. Devo dire, condividendo. Ne ho trovato conferme indirette perché il 27 novembre, combinazione, ancora una volta ero a Roma e mi è stato detto che i miei libri sono stati visti da persone della comunità, mi è stato detto da un'egittologa tra l'altro, che sono stati visti appunto da personaggi della comunità ebraica di Roma, i quali le hanno detto che le traduzioni sono esatte. E tra l'altro mi diceva lei, adesso devo ricomprarmi i libri perché se li sono tenuti. Un'altra domanda velocemente, cioè una constatazione. Dunque io ho seguito vari suoi interventi, mi era rimasto molto colpito il fatto dei sacrifici che poi appunto vengono citati in mente, quello di Isacco, Abramo eccetera, che anche bruciando le carni degli animali appunto, sì. Si esalava questa sostanza che era come una sostanza calmante eccetera, ma allora sì, queste, le endorfine, sì. Queste endorfine, esatto, ma allora diciamo che poi questa divinità appunto è più una divinità, diciamo, quasi fisica che non metafisica, che no, toglierei il quasi, come? Cioè toglierei il quasi. Ah, il quasi è proprio è esclusivamente fisica. Quindi diciamo che l'elaborazione, diciamo, poi del trascendente metafisico è stato poi fatto, diciamo, dalle chiese, quindi, diciamo. Esattamente, ma attenzione, sì. Dalle chiese. Vorrei essere preciso, sì, in questo, no? Perché noi normalmente, giustamente, diciamo, ma sono 2000 anni che la Chiesa romana, no, ci racconta le sue storie, eccetera. In realtà le prime trasformazioni vere in senso monoteistico sono state fatte dai teologi ebrei, però. Cioè da coloro che hanno codificato la Bibbia, i cosiddetti masoreti, i custodi della tradizione, quelli che hanno prodotto i codici sigillandoli, diciamo così, cioè mettendo finalmente il significato definitivo alle parole, eccetera, e quindi sono loro che hanno introdotto o tentato di introdurre, perché poi per fortuna non sono riusciti a nascondere tutto, il concetto monoteistico. Su questo poi ovviamente è partita anche tutta l'elaborazione teologica successiva, ma quindi non è che dobbiamo neanche dare tutte le
colpe alla Chiesa Romana Cattolica Apostolica. Ha fatto sicuramente la sua parte, ci mancherebbe, ma i primi travisamenti è il Bible Project, che è un progetto che è nato 53 anni fa alla Hebrew University di Gerusalemme, sta proprio evidenziando anche tutte le interpolazioni, le cancellazioni, le sostituzioni che questi masoreti, cioè questi custodi della scuola di Tiberiade, hanno fatto per introdurre il loro pensiero teologico, monoteista, spiritualista all'interno di un testo che in origine non ce l'aveva. Ho capito. Va bene, allora Stefania, niente regalo di Natale, Mauro, se non verrà bruciato a Roma giovedì, giovedì ti inviteremo nuovamente. Allora, a questo punto grazie, sempre molto volentieri. Grazie. Allora ricordo e consiglio il tuo libro, Il Dio alieno della Bibbia, della Infinito Edizioni. Grazie Mauro, buona grazie, serata. Grazie, arrivederci. Buonasera Stefania, ciao Marco, buonasera, arrivederci. Ciao. E noi siamo collegati, ed in questo momento andiamo in Sicilia, con Roberto Lapaglia, che è vicepresidente del Centro Ufologico Siciliano. Ciao Roberto. Ciao Alfredo, buonasera a tutti. Questa sera stiamo approcciando un'ufologia un po' diversa, perché abbiamo toccato l'aspetto spirituale, l'aspetto della Bibbia. C'è un tema che non viene mai, forse per pudore, toccato: UFO e magia, magari anche magia nera, o se vogliamo chiamiamola tradizione esoterica, insomma ognuno la sua. Ci può essere un legame? Ah, che bella domanda. Bella bastonata di sera. Guarda, io personalmente credo di sì, ma dobbiamo un attimino intenderci, perché dovremmo anche intendere cosa pensiamo, cosa intendiamo proprio per magia. Sicuramente se parliamo di processi mentali o comunque di manipolazione, tra virgolette, di un certo tipo di energie, molto probabilmente esiste una connessione. D'altra parte, non dimentichiamo che uno dei più acclamati maghi, chiamiamolo mago, che poi io penso che non fosse soltanto questo, comunque non fosse assolutamente questo, che era Aleister Crowley, nella famosa operazione Amalantra fece un rito evocatorio, laddove si mise in contatto, almeno a suo dire, con il famoso Lam, una creatura extradimensionale o ultradimensionale, che guarda caso era assolutamente simile al famoso grigio che intendiamo noi, se non addirittura. Infatti. Tra le altre cose, l'esperimento di Crowley ebbe pure un seguito, che è una storia, questa qua è una storia abbastanza interessante, perché a Crowley nel 45, se non sbaglio, comunque intorno al 45, si accodarono anche Jack Person e Ron Hubbard, che poi prese strade assolutamente diverse, fece Dianetics e tutto quanto già sappiamo. Ma loro continuarono in ogni caso l'operazione Crowley, non sappiamo fin dove arrivarono, però stranamente l'operazione Crowley che venne continuata, tutto ciò avvenne nel 45, stranamente nel 47 esplose il boom UFO in America con il famoso avvistamento di Arnold. È un tema abbastanza interessante, anche perché, ripeto, io non parlo di magia nel senso comune del termine, ma se parliamo di interazioni mentali, sicuramente un nesso ci sarà. D'altra parte non è neanche un mistero che lo studio del cervello e degli eventuali potenziali poteri del cervello è fatto che viene sicuramente vagliato soprattutto dagli americani già da tantissimo tempo. Infatti. E vorrei aggiungere, non è neanche un caso, forse, per quanto questo tipo di testimonianza poi da qualcuno sia messo in dubbio, da altri no, che il colonnello Corso in una delle sue interviste parlò proprio di una connessione mentale addirittura con il sistema di guida di alcuni aeromobili, e parlò anche di un progetto che praticamente prevedeva proprio questo tipo di
pilota, cioè un pilota con casco direttamente collegato a, con certe apparecchiature avveniristiche al tempo, proprio per la guida di velivoli militari. Quindi probabilmente c'è un nesso, c'è, potremmo andare, cioè, parleremmo tutta la serata, perché potremmo anche andare a finire a parlare di abduction laddove c'è una connessione mentale. Certo, no, ma fermiamoci qui perché c'è tanta carne al fuoco, effettivamente. Appunto, cioè, se tu mi stuzzichi. Giustamente, lo so, è apposta, te ho stuzzicato. Senti, invece, siccome siamo un po' in conclusione, ricordiamo il titolo del tuo ultimo libro e la casa editrice. Ma guarda, io in questo momento uscirò a gennaio con un nuovo libro. In questo momento sono in libreria con Forbidden Histories dell'editrice Cerchio della Luna e con Il grande libro dei misteri di Xenia di Milano, con la prefazione di Paola Giovetti. Benissimo. Volevi dire ancora qualcosa, Roberto? No, volevo, colgo l'occasione per fare gli auguri di serenissime feste a tutti quanti, a te, agli ascoltatori e a tutti quanti in studio. Benissimo, grazie molte Roberto. Grazie, buona serata a voi, buona grazie. Serata. Ciao. Marco, allora, visto che Roberto poi ha buttato lì il termine pilota, allora adesso rompo le scatole al pilota, quindi torniamo a tematiche magari un po' meno forti, perché qui questa sera abbiamo toccato tanti temi anche religiosi, ma è stimolante farlo perché poi ci fa anche riflettere sul fatto che magari il fenomeno UFO non è soltanto fisico ma potrebbe essere altro, ma mi fermo qua perché siamo quasi a fine trasmissione. Un caso di UFO e piloti che ti ha colpito? Beh, visto che appunto si è lanciato un po' l'argomento, si è toccato anche il termine abduction, non è proprio un argomento così leggerissimo, in quanto c'è una particolare, diciamo così, branca nella casistica che riguarda l'aviazione, dei appunto casi in cui velivoli sia civili che militari sono spariti in seguito all'incontro con gli UFO. Uno dei più famosi, il caso del 78 di Frederick Valenti, questo pilota di 20 anni, che giusto per farlo proprio in due parole, perché è un caso abbastanza lungo da spiegare, sostanzialmente in un volo di non più di 65-70 minuti, sostanzialmente lui col suo Cessna a un certo punto ha avuto un incontro ravvicinato con questo oggetto che praticamente, diciamo così, ha giocato un po' con lui per diverso tempo. Tra l'altro c'è anche proprio tutta la trascrizione parola per parola delle comunicazioni tra l'aereo e il controllo radar, che appunto hanno seguito o seguivano questa cosa. Il volo chiaramente si è svolto in Australia, dove praticamente è decollato dall'aeroporto di Moorabbin presso Melbourne. Cos'è successo? Doveva dirigersi a King Island, un volo di circa 70 minuti. Sostanzialmente ha visto questo all'inizio queste tre luci, che poi praticamente, per farla breve, si è rivelato un oggetto piuttosto grosso di forma allungata. Lui non riusciva a vederlo chiaramente perché gli copriva praticamente tutta la visuale, e sostanzialmente quello che poi è successo è che dell'aereo e del pilota non si è più avuto traccia. L'ultima segnale dell'aeroplano è stato un forte rumore metallico che chiaramente il controllo radar ha sentito, dopodiché dell'aereo e del pilota non si è mai più avuto traccia. Poi chiaramente, non potendola spiegare in altri termini, hanno detto che lui sostanzialmente volava rovesciato e quello che lui vedeva erano i riflessi delle luci della città di King Island contro le nuvole, quindi poi sarebbe precipitato. Ovviamente la cosa poi non era così, perché hanno una fantasia quando si tratta di smontare. Complimenti, va bene. Cioè, il velivolo è stato ritrovato? Assolutamente non è mai più stato ritrovato nel velivolo né nel pilota. L'unica cosa che è certa è che appunto questo ragazzo di 20 anni e il suo aereo non hanno mai fatto ritorno a casa. Ho capito. E adesso andiamo ancora più indietro nel passato e più lontano nello spazio, perché ci colleghiamo con Basilea, dove c'è l'astronomo Michelangelo Pentecorbo, che saluto. Ciao Michelangelo. Ciao Alfredo, buonasera a tutti. Grazie, con te voglio andare ancora più indietro nel tempo e parlare ancora una volta di egizi, di astronomia egizia e soprattutto di un luogo molto suggestivo che è Abu Simbel. Dici tutto. Sì, Abu Simbel è un sito
faraonico, impressionante a livello architettonico, però altrettanto molto importante dal punto di vista astronomico. Infatti quello che poco si legge nei libri di storia e magari si incontra più sul luogo quando si va a fare un viaggio turistico, si riscontra un allineamento di tipo solare molto particolare. Mentre sappiamo che le piramidi di Giza sono allineate con le tre stelle della costellazione di Orione, ad Abu Simbel vi è una caratteristica molto, molto suggestiva, in quanto sappiamo che ad Abu Simbel intanto vi sono ricavati dal fianco di una montagna due templi bellissimi, quello di Ramesse II e l'altro della moglie Nefertari. Per 20 minuti, questa è la cosa molto interessante, per 20 minuti, due volte l'anno, il 21 febbraio, che è il giorno del compleanno di Ramesse II, e il 21 ottobre, che è il giorno del suo incoronamento, i raggi solari penetrano nel tempio di Ramesse II fino ad illuminare le tre delle quattro statue che sono situate proprio in fondo del tempio. Vale a dire che queste tre statue che rappresentano le divinità solari, di cui uno è Ramesse stesso, e vengono illuminati da questi raggi solari, mentre vi è una quarta statua che si trova a sinistra di queste tre che non viene illuminata perché è considerata il dio dell'oscurità o del mondo dei morti. E qui si tratta dell'ennesima costruzione che prova la grande capacità architettonica degli antichi egizi e soprattutto anche la grande precisione con cui hanno misurato il movimento apparente del sole attorno alla terra. Ma comunque considerato che il Sole era molto venerato dagli Egizi, e anche qui questa volta hanno dimostrato veramente una grande capacità di calcolo. Certo, quindi comunque niente di trascendentale, erano dei bravi astronomi, mi stai dicendo? Cioè non sì, c'è un mistero. Sto dicendo questo. Sì, esatto, a far coincidere quelle due date dell'incoronamento del compleanno, dove sono le uniche date in cui i raggi solari entrano attraverso la fessura della porta del tempio ed illuminano in fondo questo altare di tre statue, è una singolarità diciamo nel mondo degli Egizi. Sappiamo che li hanno usati diciamo i raggi solari per illuminare i templi in generale, ma farli coincidere con queste due date è stato veramente un ingegno. Infatti. Senti, un radioascoltatore, adesso esuliamo un momentino, ci ha chiesto del finto allunaggio. Allora, gli americani ci sono andati o no sulla Luna? Io sono del parere che ci sono andati, ci sono anche tante prove in merito. Ho sentito dire che c'è stata magari qualche correzione, ecco, la famosa bandiera che sventolava, quella lì magari si dice che è stata riprodotta in un set di Hollywood per dimostrare che la bandiera americana andava messa sul suolo lunare, magari lì se lo sono dimenticati poi di fatto. Si tratta forse di qualche correzione che i colleghi americani hanno voluto apportare per una sola questione di potere o di immagine. Insomma, l'allunaggio c'è stato, e non c'è stato solo uno, ce ne sono stati diversi di viaggi documentati, testimoniati e ben raccontate pure. Infatti. Benissimo Michelangelo, ti ringrazio molto, buona serata. Grazie a te, buona serata a tutti. E effettivamente sono anch'io dello stesso parere di Michelangelo, perché mentre il signor Kaysing, che ha scritto il libro Non siamo stati sulla Luna, lui che era un progettista della Rocketdyne, quindi la ditta che ha costruito i motori per l'Apollo, ha portato tutta una serie di prove eccetera un pochino discutibili, sostenendo che sulla Luna non ci siamo mai stati. Invece c'è un bel libro francese intradotto in Italia che il titolo francese è Luci sulla Luna di Philippe Lheureux, scritto Lheureux, che invece foto alla mano dimostra una cosa molto interessante, cioè che la NASA ci ha un pochino giocato, perché certe foto sono state ritoccate un po' come fanno oggi le belle donne sulle copertine patinate, no? Che col computer vanno a togliere un pochino le rughe. Beh, un pochino la NASA ci ha marciato su queste cose e da lì poi è nata questa leggenda. Ecco Stefania, allora come sempre quando si fa ufologia piuttosto che altre tematiche magari un po' più cospirazioniste come il finto allunaggio, bisogna stare attenti a non cadere nel mito inteso forse così nel termine più deteriore, no? Quindi non bisogna poi caricare troppo di aspettative che risultano essere poi fasulle.
Sì, questo è vero. No, pensando ancora all'allunaggio mi è venuto in mente il film Apollo 13. Il fatto che appunto una cosa particolare è che questa è molto psicologica, sociologica. Allora, durante il volo dell'Apollo 13, naturalmente le famiglie spesso aspettavano di vedere i propri cari che scendessero sulla Luna, eccetera. Però nello stesso tempo il resto del mondo, per buona parte anche dei canali televisivi, non mandavano più in onda, diciamo, questi allunaggi, queste perché cosa succedeva? Che veniva, era mai dato così per scontato. Questo particolare qui, che poi quasi quasi gli esseri umani si abituano a tutto, anche invece è un'impresa spaziale che era anche molto interessante, no? Questo per entrare nel discorso, dicevi, un po' anche nell'UFO c'è questo discorso un po' che ci sono un po', secondo me, delle sedimentazioni, del volere, ecco, queste sono sedimentazioni molto deteriori, soprattutto il fatto appunto che ci siamo abituati a un'ufologia troppo spettacolaristica e troppo, che secondo me è anche esagerata. Io purtroppo sono più di un ramo scettico, non credo molto nell'abduction, nei crop circle e nei rivelazionisti, però credo ad esempio nelle certe figure, come anche di studiosi come Hilary Evans, che, riagganciandomi al discorso prima anche di Roberto Lapaglia, ha scritto dei libri molto belli, tipo UFO apparizioni, visitazioni aliene, in cui mette in parallelo appunto il fenomeno UFO, l'approccio al fenomeno UFO e le visitazioni ufologiche anche con la magia, con le visitazioni degli elfi, con l'incontro in chiave sociologica, certo. In chiave sociologica, incontri mitici del passato. Benissimo, e noi infatti siamo qui per cercare, quantomeno nei limiti del possibile, di fare una buona e corretta informazione, denunciando anche quelle cose che non vanno. Bene, noi ci ritroveremo mercoledì alle ore 14 con un'altra puntata di Padania Misteriosa. Mercoledì ore 14. Io ringrazio Stefania Genovese. Grazie a te. E ringrazio Marco Guarisco. Ciao Alfredo, buona serata a tutti. E buona Padania a tutti. Avete ascoltato Padania Misteriosa.